Ciao a tutti, sono Antonio e oggi parleremo di Bruno Munari. Le idee introdotte da Bruno Munari hanno segnato profondamente l'arte europea. Si dice di Munari che è riuscito ad applicare il judo alla fotocopiatrice, che ha rinchiuso in un libro La nebbia di Milano. Munari è nato a Milano nel 1907, è un artista e designer universalmente noto. Convalida attraverso i fatti una sua recente affermazione: l'idea nasce dall'incontro del caso con la cultura. Cresciuto e formatosi nella sua città natale, entrò ben presto in contatto con gli ambienti effervescenti del secondo futurismo, da cui resta, nonostante il rapido abbandono, profondamente segnato. Nel 1948 dà vita, insieme ad altri, al movimento Arte Concreta. Poi si dedica alla progettazione industriale e nel giro di pochi anni trascina alla maturità il design italiano. Al mondo dell'infanzia rivolge gran parte dei suoi studi e della sua immaginazione. Il sistema creativo di Munari, caratterizzato da una speciale combinazione di sensibilità estetica, tecnica e psicologia, nasce dal gioco, dall'attenzione costante e dalla riscoperta della creatività del bambino. La letteratura per l'infanzia, del resto, lo ha sempre affascinato. Nonostante un'attività assai prossima alla provocazione e all'avanguardia, lo spirito di Munari è rimasto profondamente anti-accademico. Nel 1951 realizzò Aritmie meccaniche, lo stile delle ricostruzioni teoriche di oggetti immaginari, o quello dei libri illeggibili dei primi anni 50, dove, come egli stesso racconta, l'idea consiste nell'esplorare tutte le possibilità di comunicazione visiva dei materiali e della tecnologia editoriale. Bene, questo video termina qui. Potete continuare a seguirci sulle nostre pagine Facebook e YouTube. Ciao a tutti e alla prossima!